la luce ha raddoppiato. Io produco vino, è rincarato tutta l'energia, le bottiglie del vino, diciamo un po' tutto. Mi diceva l'amministratrice che l'anno precedente avevamo pagato 15-16 mila euro e adesso già siamo a 37. L'energia elettrica, i costi sono arrivati alle stelle, purtroppo il nostro lavoro è come se andasse sprecato perché non riusciamo neppure a coprire i costi di produzione. Siamo orientati a ridurre un po' le celebrazioni, a concentrare le attività liturgiche e pastorali, se non addirittura a anticipare anche gli orari delle messe per facilitare la luce all'interno dei luoghi sacri. La nostra copertina montata da Federico Di Stefano, stangata sulle bollette, il titolo della puntata di questa sera. Ne parliamo con Marco Zigon, presidente del gruppo industriale Getra. Benvenuto. Buonasera. Collegato con noi abbiamo Stefano Besseghini, presidente di ARERA, l'autorità per l'energia. Benvenuto anche lei, presidente. Buonasera, grazie. Allora, grandi sistemi e le ricadute sulla vita quotidiana. C'è la nostra Laura Squizzato che si trova in una pizzeria romana. Laura, ci sei? Tra poco vengo da te. Eccoti qui, con un ospite anche. Tra poco parliamo insieme. Abbiamo sentito la preoccupazione delle persone già colpite dal caro energia, dopo l'annuncio anche dei rincari che si aggirano intorno al più 60%, 59%. Allora, presidente Besseghini, parto da lei. Voi avete lavorato tanto per contenere questi aumenti, che sennò sarebbero stati ancora più alti. Come si giustificano però bollette così alte? Che cosa possiamo dire alle persone che adesso si trovano ad aprire una busta e a leggere un importo assolutamente fuori dalla loro portata? Beh, le bollette così alte si giustificano sostanzialmente per il grande aumento che il prezzo del gas ha avuto nel corso di questi ultimi mesi, che non è un prezzo che è cresciuto un po', è un prezzo che è esploso in maniera drammatica. Tenga conto che i valori registrati durante l'estate, nel mese di agosto, hanno spesso superato la soglia dei 300 euro megawattora, che è una soglia decisamente storica. Visto che gran parte dell'elettricità ancora si produce con il gas, evidentemente questo ha un effetto anche sulle nostre bollette elettriche. Naturalmente poi la causa prima è da ricercare in questa situazione di guerra molto complicata e di difficoltà nel garantire le forniture, venendo meno le forniture russe. Il lavoro che è stato fatto dal governo, dall'autorità, è stato naturalmente nel tentativo di attenuare l'impatto che queste variazioni hanno sulle bollette finali, con il fatto che naturalmente anche gli interventi hanno una loro, come dire, capacità di poter intervenire e in qualche maniera devono differenziarsi utilmente differenziarsi per la tipologia di consumatori. Quindi è un grande intervento per cercare di non patere sulle famiglie vulnerabili e un'attenzione via via crescente ai settori industriali, dove il concetto di energivoricità sta drammaticamente cambiando. Quindi diciamo che è un problema che riguarda sia le famiglie, che abbiamo sentito nella nostra copertina, che le imprese. Questo direi assolutamente, tenga conto che in questo momento siamo veramente a prezzi storici dal punto di vista dei valori assoluti, quindi è importante concentrarci sulle variazioni percentuali, è importante che si sia riusciti a limitare la variazione percentuale, ma la preoccupazione c'è tutta per i valori assoluti molto alti. Senta, presidente Zigon, allora lei si occupa di energia in Italia e all'estero, possiamo fare gli scenari attuali quali sono? Gli scenari attuali sono, come ricordava il Presidente, quello di una situazione di costo realmente difficilmente sostenibile, perché le industrie, le imprese hanno la difficoltà a ribaltare questi costi sul loro mercato finale, sia esso un mercato nazionale, perché è difficile riproporre continui aumenti dei prezzi, ma i costi di produzione aumentano, e una grossa carenza di competitività sugli scenari internazionali, perché quello che sta accadendo in Europa assolutamente non sta accadendo negli Stati Uniti o in altre aree ovviamente del nostro pianeta, e la globalizzazione sappiamo che ha creato ovviamente una competizione globale. Noi, molte aziende italiane esportano e lo esportano in maniera significativa e quindi sono ovviamente fortemente penalizzate.
Secondo lei dovremmo fare molti sacrifici in questo autunno-inverno? Io credo che certamente dei sacrifici ci attendono, però dobbiamo evitare di arrivare poi a situazioni di estrema criticità, quindi bisogna mettere in campo delle azioni veloci ed immediate. Il tema del gas c'è tutto, quindi da una parte dovremmo secondo me cercare di spingere ancora di più nel tentativo di arrivare anche con una mediazione diciamo che non ottimizzi le nostre aspirazioni, però a una sorta di tetto del gas. Dovremmo, come abbiamo più volte detto, cercare di sganciare il costo dell'energia elettrica dal gas, perché c'è una parliamo quota. Tra un attimo di Prego. Questo. Senta, una curiosità, parlavamo anche dei sacrifici a cui saremmo chiamati, questo insomma in modo prevedibilmente saremmo chiamati a dei sacrifici, ma le volevo chiedere, si è parlato tanto dell'ora legale, tra poco finisce, ma mantenendo l'ora legale c'è un reale risparmio secondo lei? Io ritengo, ecco, non sono un esperto ovviamente della materia, ma ritengo che alle nostre latitudini diciamo, possa esserci un risparmio oggettivo diciamo nell'eventuale prolungamento. A fronte di tanti sacrifici forse potrebbe essere, bisognerebbe approfondirlo, però riterrei di sì. Andiamo a vedere in concreto come si traducono questi aumenti nella vita quotidiana. C'è la nostra Laura Spizzato, l'avete visto, è in una pizzeria romana con un ospite. Lì qual è la situazione bollette, Laura? Noi siamo circondati dal profumo di ottime pizze e piatti prelibati, ma in realtà con il proprietario Dani Di Giuseppe stiamo parlando della preoccupazione per delle bollette, per esempio quella elettrica, che in 2 anni è addirittura quintuplicata. Assolutamente sì. Nel 2020 una bolletta tipica in questo periodo bimestrale era all'incirca di 1.500 euro, nel 2021 stesso periodo abbiamo superato i 3.000 euro, l'ultima bolletta è venuta da oltre 7.000 euro, quindi siamo passati da 1.500 euro a oltre 7.000, chiaramente così sono costi non sostenibili per avere lo stesso servizio più di 5 volte rispetto a prima. Anche perché in questo locale l'elettricità e il gas servono per cucinare, per il frigorifero. Inevitabilmente il nostro forno, i nostri forni sono o elettrici o a gas, la temperatura di funzionamento è quella, i nostri consumi sono praticamente incomprimibili, quindi non possiamo fare molto per consumare di meno, semplicemente dobbiamo sopportare maggiori costi. Grazie Laura, torno da te tra poco. La situazione che ci racconta veramente è imbarazzante. Presidente Besseghini, ha sentito quintuplicato il prezzo. Lei dice che è stato fatto tanto, ma evidentemente non basta. Che cosa possiamo fare di più? Ma di più si può cercare di, come dicevo prima, identificare degli strumenti che siano selettivi per andare. È quello che cercavo di segnalare prima. Il concetto di energivoricità sta cambiando. Con questi costi dell'energia, anche realtà produttive che non avevano il costo dell'energia come un elemento rilevante nella loro struttura dei costi, ovviamente adesso invece ci devono prestare attenzione. E allora da questo punto di vista naturalmente le iniziative sono fondamentalmente tre: cercare di coprire parte del fabbisogno per quanto possibile con la generazione in autoconsumo, valutare ulteriori forme contrattuali, cercare di garantirsi delle coperture più di lungo termine, sapendo che ahimè in questo momento il mercato è naturalmente molto stretto, è molto complicato muoversi, ma è il momento in cui risparmio energetico e una frequentazione, diciamo così, delle offerte dei diversi fornitori rischiano di dare dei vantaggi. Certo, Presidente Zigone, si parla molto, lo accennava prima lei, del disaccoppiamento delle bollette in bolletta, diciamo, tra luce e gas. Aiuterebbe questo? Io penso di sì, decisamente, almeno riuscirebbe a dare un livello, diciamo, di costo diverso alla parte energia elettrica, che come sappiamo ha una componente anche di altra fonte oltre al gas, anche se il gas ovviamente, come ricordava il Presidente prima, è elemento fondamentale. Ovviamente abbiamo un periodo di transizione molto difficile, però dovremmo anche cominciare a immaginare come gestiamo questa transizione e dove vogliamo andare, no? Nel senso che dobbiamo rapidamente mettere in campo delle azioni tali per cui anche nella peggiore delle ipotesi, che potrebbe essere quella di una totale mancanza di forniture dal
dalla Russia, che ad oggi copre circa il 20%, ne copriva il 40% del nostro fabbisogno, siamo in grado rapidamente di ripiazzarla. Ad oggi, diciamo, contiamo sugli stoccaggi, che sono fortunatamente pieni, e in mancanza ovviamente anche sul risparmio energetico. Se facessimo partire rapidamente i rigassificatori, probabilmente, diciamo, questo periodo di difficoltà andrebbe a ridursi come durata del tempo. E poi c'è tutto lo scenario ovviamente di accelerazione dei rinnovabili, certo, che va assolutamente spinto. Altri tempi lì. Allora, Presidente Beseghini, se c'è chi perde, sicuramente c'è da qualche parte qualcuno che guadagna. Quanto è un problema di speculazione? Allora, sicuramente chi guadagna molto sono chi ci vende dall'estero il gas. Questo sicuramente è una situazione in cui stiamo trasferendo risorse importanti al di fuori, naturalmente, del nostro confine, ma in realtà anche del confine europeo. Ecco il motivo per cui cercare di massimizzare la produzione nazionale, utilizzare per quanto possibile rinnovabili, è un elemento rilevante. Il tema della speculazione è un tema sempre molto delicato da affrontare, perché è un po' una sorta di giano bifronte. C'è una componente speculativa insita nei mercati, serve per garantirsi le coperture, serve per dare la capacità di tenere alle aziende su un mercato che è un mercato estremamente complesso da gestire, e poi c'è naturalmente anche una componente che può essere più speculativa di natura finanziaria, e su questo mi pare anche che si cominci a vedere qualche apertura dalle strutture di controllo europee. Ad esempio, è recente l'indicazione di ESMA nel poter valutare dei maggiori vincoli alle oscillazioni del prezzo sui mercati, e questo già sarebbe un elemento di limitazione perlomeno della presa di posizione di benefici su questi mercati. Certo, a parte le misure di sostegno, cosa chiederete al nuovo governo che si prepara ad insediarsi? Si può lavorare insieme ad un piano di autonomia energetica? Io direi proprio di sì, chiaramente ovviamente è un piano che si dispiegherà nel tempo, quindi dobbiamo immaginare delle azioni ovviamente immediate, sono quelle che ci siamo detti, avremo dei sacrifici da fare, l'importante è non arrivare ad un punto di criticità tale per cui le aziende chiudano, perché poi se comincia la filiera che parte dalla piccola azienda e arriva, diciamo, alla media e poi alla grande, a, diciamo, andare in crisi, c'è il rischio dell'effetto domino, e questo sarebbe drammatico. Quindi questo bisogna gestirlo, e gestirlo con grande attenzione. Dopodiché sappiamo che il gas ci serve per un certo periodo, e quindi bisogna fare in maniera tale di poterne disporre. Accordi ne sono stati fatti, ma ripeto, bisogna disporne anche in maniera diversa, e poi accelerare fortemente il percorso delle rinnovabili, come ricordava anche il Presidente prima. A qualcuno sento dire è forse il momento di ripensare alla transizione energetica. No, questo è il momento di accelerare sulla transizione energetica, dove al di là della progettualità, che è molto forte ed è in campo, bisogna anche che il governo cambi totalmente registro su tutta quella che è la capacità di mettere a terra questi progetti, e quindi quello che si definisce per mitigare. Per quanto si possa accelerare prevedibilmente, quando potremmo andare a regime? Ma c'era un progetto 2000, no, l'inverno è assolutamente, diciamo, da pensare con altre logiche, quelle a cui facevamo riferimento prima, quindi certamente dei sacrifici. Ma che... Prego, Presidente, la convince che sarà una fase di austerity e comunque sacrifici, e questa idea di mantenere l'ora legale, secondo lei è fattibile? Ma se posso dire, credo che forse il tema più che dell'autonomia energetica sia quello di riportare sul tavolo il tema della sicurezza dell'approvvigionamento, dei costi dell'energia, che è un tema che è sempre appartenuto al cosiddetto trilemma energetico, e questa situazione di crisi ce ne ha dimostrato l'importanza in maniera sostanziale. Quindi gli strumenti che si indicavano, la semplificazione per la messa a terra di progetti rinnovabili, una diversificazione attenta delle fonti, una capacità di accedere a quello che diventerà il mercato del futuro del gas, cioè quello dell'LNG, del gas naturale liquido, e quindi una capacità di rigassificazione adeguata. Gli stoccaggi, tecnologia su cui siamo decisamente all'avanguardia, in cui la regolazione nazionale, forse adesso un po' ce lo siamo dimenticati, ma ha dato un contributo importante. Prima il suo ospite diceva: per fortuna abbiamo gli stoccaggi pieni,
direi che abbiamo per lavoro gli stoccaggi pieni, perché è stato un intervento molto cercato, certo, molto voluto, anche pagato naturalmente, ma queste sono proprio le condizioni necessarie che dobbiamo costruire intanto per affrontare l'inverno con più tranquillità, ma nel medio e nel lungo termine per riportare quel tema di sicurezza e di approvvigionamento che è fondamentale. Diversificare le fonti di approvvigionamento costa di più o no? È trattativa e quindi si può lavorare sul contenimento dei costi? Beh, come tutte le cose, naturalmente poi ci sono alcuni elementi di diversificazione che vanno in un'ottica di sicurezza e quindi hanno dei costi più elevati. Però questo ad esempio è un tema che nel settore elettrico è molto ben presente, addirittura nella regolazione del settore elettrico c'è il tema della resilienza, che è un tema ulteriore rispetto a quello della sicurezza e profondamente legato a questa fase storica, ai cambiamenti climatici, alla necessità di creare un sistema che sia in grado di rispondere anche a sollecitazioni straordinarie rispetto. Naturalmente questa, se volete, è una situazione straordinaria di natura geopolitica e probabilmente un sistema resiliente ci avrebbe aiutato anche da questo punto di vista. Senta, accennava prima gli stoccaggi, secondo lei sono sufficienti per garantire questo inverno che ci prepariamo ad affrontare? No, direi che abbiamo recuperato abbastanza bene la dimensione dei riempimenti storici, non siamo naturalmente nelle condizioni degli anni migliori, ma siamo ben oltre quell'obiettivo che ci si era dato e probabilmente si cercherà anche di andare qualche punto percentuale sopra il 90% di riempimento proprio per garantirsi ancora più capacità. Probabilmente considereremo anche qualche valutazione, qualche possibilità, c'è una fase durante l'inverno, quella del Natale, in cui tipicamente le strutture industriali sono chiuse, quindi c'è qualche disponibilità di più di gas che si potrebbe ancora utilizzare per uno stoccaggio temporaneo. Diciamo che se abbiamo di fronte un inverno di ragionevole rigidezza e non abbiamo distruzioni sulla consegna dei flussi ordinari particolarmente significative rispetto a quelli già bassi di oggi, possiamo affrontare l'inverno con una relativa tranquillità. Anche il settore dell'agricoltura è in grande difficoltà. Sentiamo che cosa ha detto il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, poi continuiamo. Siamo il primo comparto a scendere in piazza perché in questo momento la situazione è praticamente insostenibile da parte delle nostre imprese. Era da mesi che chiedevamo un intervento al governo in carica. Nonostante sia dimissionario, non abbiamo i tempi di aspettare il nuovo esecutivo. Ogni giorno che passa è il rischio di una chiusura in più per quanto riguarda un'azienda agricola, ma con, diciamo così, delle ripercussioni particolarmente rilevanti poi sui cittadini e consumatori. Presidente, abbiamo sentito anche l'agricoltura in crisi e la ricaduta di questi aumenti poi rischia di pesare sulle tasche dei consumatori. Sì, nella realtà è uno dei motori poi della fase inflattiva molto forte che stiamo vivendo in questo momento, che ovviamente si aggiunge alla situazione legata strettamente al consumo energetico. Quindi noi in questo momento stiamo vivendo un aspetto che è legato strettamente all'energia di cui abbiamo parlato ed è un aspetto ovviamente di aumento dei costi in assoluto, che attengono ovviamente i costi fissi e tutta la filiera di fornitura che riguarda le aziende produttive, ma non solo, per cui effettivamente i nostri prezzi e la nostra competitività sui mercati è significativamente compromessa in questo momento. Siccome abbiamo invece un forte bisogno di crescita, e lo sappiamo molto bene perché abbiamo dei progetti di sviluppo, perché abbiamo sottoscritto un PNRR il cui presupposto è che il PIL del nostro paese crescesse, perché altrimenti siccome ci ricordiamo che metà del PNRR è a debito, potrebbe diventare un debito insostenibile, ecco, tutto questo ci preoccupa molto, sinceramente. Torniamo in pizzeria dalla nostra Laura. Laura, lì che cosa hanno fatto, per esempio? Hanno aumentato i pezzi delle pizze o hanno cercato di tagliare in altro modo le spese? In una attività in cui il forno e il frigo non si possono spegnere, rimane poco margine per risparmiare. Voi cosa avete fatto? La maggior parte dei nostri consumi sono incomprimibili, purtroppo, per cui abbiamo potuto giusto non accendere al massimo l'aria condizionata, ma la maggior parte dei nostri consumi sono gli stessi. Quindi semplicemente abbiamo subito queste bollette più alte E avete dovuto aumentare i prezzi? Aumentare i prezzi, sì. Di quanto? Almeno del 10%. La nostra preoccupazione è ora capire se
la clientela sarà disponibile ad andare al ristorante, in pizzeria, con questi prezzi più alti. È diminuita questa la clientela? Per ora, fortunatamente, non in maniera sensibile. Vedremo in quest'autunno come andranno le cose. Grazie. Perché grazie, i clienti, Laura, oltre al rincaro... Di. Prego. Hanno anche il rincaro, ovviamente, delle loro bollette, oltre che quello... Certo. Anche perché poi sì, tutto è rincarato, anche le materie prime in un ristorante. Ovvio, va bene, visto che sei lì, prenditi una pizza anche per noi. Grazie a te e al tuo ospite. Allora, io vorrei tornare un attimo alla transizione ecologica. Lei mi sembra che era più orientato ad accelerare, giusto? Sì. La chiave potrebbe essere accelerare, non frenare per fare qualcos'altro. Direi di no, assolutamente, anche perché comunque i tempi non sono brevissimi, come giustamente diceva lei, e accelerare significa ovviamente poter poi mettere in campo anche una, diciamo, autonomia più veloce del nostro continente, perché ovviamente noi dobbiamo ragionare in ottica continentale. D'altro canto, certo, il tema della transizione energetica è un tema che si è intestato l'Europa e in cui ciascuno ovviamente fa e farà la sua parte. Presidente Beseghini, anche lei è dell'avviso che bisogna accelerare? Assolutamente, credo che questo sia un punto che neppure si dovrebbe mettere in discussione. Non confondiamo un passaggio tattico e un po' emergenziale necessario con il disegno di una strategia, di una traiettoria di medio termine. Mi pare che della strategia, della traiettoria di medio termine, degli obiettivi, abbiamo lungamente parlato, si sono messi in campo strumenti anche finanziari importanti, sosteniamo dei costi, abbiamo potenziato le reti, facciamo un lavoro costante di sviluppo e di ridisegno dei mercati e dei sistemi con cui permetterci di fare questa transizione energetica che poi in ultima istanza punta anche a una maggiore capacità di soddisfare il proprio fabbisogno con risorse interne, che adesso abbiamo da attraversare una fase indotta da una situazione geopolitica, da una dipendenza molto forte a cui forse un po' troppo con leggerezza ci eravamo appoggiati, ma con in presenza di una oggettiva convenienza che c'era, diciamo che lo possiamo prendere appunto come una fase transitoria molto pesante, ahimè, da gestire, ma da cui si esce sicuramente con la traiettoria e le strategie che avevamo definito. Bene, sì, vedremo che cosa succederà, ci teniamo informati e ci teniamo insomma in contatto per capire. Vi ringrazio di aver acceso una luce in questo caso su quelli che sono i problemi e le possibili soluzioni. Grazie Presidente grazie anche per Beseghini. Ci vediamo grazie a voi, buonasera. Ci vediamo presto perché ci teniamo in contatto su questo. Grazie a voi per...